Che risata di merda. Di merda come la partita di stasera. Mamma mia, che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. Anzi, che figura di pesce avariato. Che figura di pesce avariato. Mamma mia, mi ha fatto una figura della cacca di un vecchio di 70 anni o di un cinquantenne che ha mangiato i fasulli, i fagioli. Madonna mia, che schifo, che scandalo, io rido, io non sto piangendo perché non piango da 12 anni per qualsiasi cosa, non me lo incazzo perché sono abituato a queste sconfitte di merda. Io rido, perché siamo ridicoli, c'è gente che ancora le difende. Io non è che non voglio supportare più il Napoli, io tifo sempre Napoli, forza Napoli sempre, anche dopo una sconfitta, ma so qual è il punto. È che a me non mi va bene più che i giocatori non si impegnino per la maglia e continuano a perdere. Ovviamente tifo sempre Napoli, durante le partite li supporto, però quando fai prestazioni in merda e perdi o non vinci con lo squadra più scarsa, io li critico. Le critiche ci stanno, senza ovviamente distruggere, ma critiche volte per motivare e incentivare a fare meglio e per disincentivare altri errori. Ma ovviamente li vado a supportare durante la partita o prima della partita, ma dopo la partita faccio le critiche, ma quella critica vale per quella partita, non dopo. Questo, diciamo, è un'eventuale risposta delle critiche che mi potrebbero muovere qualcuno nel caso dico: ma tu credi sempre in Napoli? Ma tu non li sopporti mai? Quando devi vincere il Napoli deve gioire. Basta questi balletti di merda. Mamma mia, che sconfitta di merda il Napoli. Io manco mi incazzo, io cerco di essere freddo e di analizzare la partita. La Fiorentina merita la vittoria e grazie al cazzo vince 5-2, è ovvio che merita la partita. Il Napoli ha fatto cacare. Allora, già il fatto che Napoli è in svantaggio con la Fiorentina, già è una cosa non è normale. Sul primo gol, Toanzebe si è fatto poco fare da Vlahovic, ok, Vlahovic è forte. E Toanzebe non è di certo il fenomeno. Ma che cazzo, Toanzebe però, e dai. E che cazzo. Cioè, voglio il giocatore più pericoloso, non lo vai a marcare. Il gol del pareggio del Napoli, ok, non dico a culo, però è stato fortunato perché Dronkowski stava fuori dall'area di rigore al poco. Mertens sta inventando un capolavoro. Poi la Fiorentina, boh, non mi ricordo dopo quando. Il secondo tempo trova un vantaggio con Bilaki, cioè dai. Cioè il gol di Bilaki a culo. Bilaki ha fatto un bel gol, ma anche allo stesso tempo anche a culo, perché cazzo, palo gol. Poi arriva il pallone sui tre piedi. Poi il 3-2 di Venuti. Venuti! Chi cazzo è Venuti? Chi cazzo è? Cioè, questi giocatori fanno cagare, giocano in Serie A perché la Fiorentina è una squadra che non ha ambizioni. La Fiorentina, se vuole andare in Europa League, non so te ne ha Venuti, si è accattonato terzino. Venuti che non so dove è fuoriuscito, segna contro il Napoli. Cioè, Di Lorenzo, Malquit, i nostri terzini non fanno sti gol a Custi, saranno pure più bravi, ma sti gol del genere non li possono mai fare. Venuti praticamente è sbucato come un'ombra. Cosa come l'uomo invisibile, anzi, non l'ombra, l'uomo invisibile. L'uomo invisibile all'improvviso, pum, gol. Bel tiro, di piatto, interno e gol. Oh, è il 4-2, aspetta, che è il 4-2. Cioè, nel secondo tempo supplementare anche l'ha visto che ho pensato a criticare il Napoli. Il secondo tempo l'ha fatto Piontek. Piontek. Io ti detesto, Piontek, io ti detesto. Ah, pistola sparacqua, ma che cazzo. Questo 3 anni è risorto, è risorto. Gesù, è risorto Gesù! Gesù con la spada d'acqua! Ma che cazzo! Ma che ha fatto questo giocatore? Questo giocatore all'Olimpia Stadium si è fatto solo il foto che è tifoso, ha fatto una cazza. Tornato alla Fiorentina. Contro il Napoli, ma segna! Solo contro il Napoli segna sta merda di attaccante. Più forte di Lewandowski, più forte di Milico, cazzo! Dopo il gol di male, ma ancora punto, ma la partita l'hanno perso. Ma il punto, sapete come mi incazzo? Innanzitutto, Fabian Ruiz e Lozano, siete due coglioni di merda. Cioè, voi due se ne siete messi in campo per cambiare la partita e che fate? Vi fate spendere. Fabian Ruiz ok ci sta, perché Fabian Ruiz ci sta perché comunque la Fiorentina sta partendo in contropiede. Fabian Ruiz ha fatto un fallo tattico, non è stupido Fabian. Fabian magari doveva riprendere il giallo, ma quella situazione, pure io avrei fatto farlo, ma chiunque. Ci sta il rosso di fa il doppio giallo a Fabian Ruiz. Ma Lozano è un coglione di merda. Che cazzo ha detto a fare il pirà martello?
Questo non è una deficienza tattica, una deficienza tecnica. È semplicemente avere un quoziente intellettivo basso. Perché lo Zan, oltre ad essere scarso tecnicamente, ha anche un quoziente intellettivo scarso. Perché un giocatore forte non fa un fallo del genere. Non ho mai visto un difensore, un centrocampista difensivo che fa un fallo del genere, a top player intendo, che fa un fallo del genere. Quando fa un fallo del genere, Cinzi buona. Non che mi sono contraddetto, però il punto è che se un giocatore è bravo, sti falli ne fa, non li fa sti falli. Cioè lo Zan proprio da 4 ha fatto un bel tiro prima, ma il rosso proprio cancella tutto quello di buono ha fatto. Fabio Ruiz non ha fatto niente. Cioè rende un Napoli bruttissimo, zero mentalità. Poi l'ho vista lente in attacco, se no il Milan non ha fatto niente. Si è salvato con il gol di Petagna, che è stato uno dei migliori in campo, ma non ha fatto proprio un cazzo. Spalletti non ci ha capito un cazzo, sta sbagliando sempre i cambi. Ma che... cioè, fa uscire Politano, che prima tempo ha giocato bene, anche adesso è sempre sparito, ma fa entrare lo Zano, che era rimediato in rosso. Se me lo Zano sono io, se me è un chiaro segno, un chiaro messaggio alla società di voler andare via, perché altrimenti non si spiega. Fabio Ruiz tras e viene espulso. Cioffi che ci fa un passaggio a porta vuota, ma fa un gusto. Cioffi, ci sarà un motivo se caduto e Spalletti non lo metto, perché è scazzo, è la pippa a porta vuota in un contropiede e sbaglia un passaggio. Ma perché non esce uno buono la primavera? A parte Insigne e Sepe, ditemi un giocatore buono a primavera o non ha, ditemelo. Ditemelo, Andrigna, Rosso in Brasile, Zerbini in Serie B, manca fatto 15, ha fatto 4 gol. Palmiero, 23 anni, non sta anche in Serie B, al poco. Gaetano, in prestito alla Cremonese, bello. Chi ci sta più? Idrasiak, Contini, Contini 25 anni, ha fatto terzo portiere a Napoli. E sta al Crotone, manca sta nelle zone playoff. Costanzo, Vergara, manca una presenza hanno fatto da Napoli. Il settore gioia in Napoli fa schifo. Fa schifo. Ora entriamo nel focus del post-pad di questo video. Pagellone, pagellone. Ospina, stai dai. Ospina, non se l'ho spiegato il motivo per cui è stato sostituito. Probabilmente aveva problemi fisici. È vero, perché appena è entrato Meretta, 4 gol. Io lo dico sempre, Meretta non è un portiere da Napoli. Mi dispiace, è un bravo ragazzo, ma non è un portiere da Napoli. È troppo molle. Prende sempre gol sul suo palo, non sa impostare, anche se è una cosa terziaria avere un portiere, non sa guidare la difesa. No, Meretta non è un portiere a Napoli, secondo me. Ospina è troppo forte per il Napoli. Ospina è fragile, ma è importante. Meretta non è fragile quanto Ospina, ma è limitato. Non mi piace a me Meretta come portiere. Mi spiace per l'anima sua, ma non sa qua. Tuanzebe 2, allora, è la prima partita. Quindi non voglio bocciare Tuanzebe, però, e io anzi Tuanzebe l'ho anche elogiato, ho molte aspettative su di lui, perché se meno acquisto è intelligente, secondo me diventerà titolare nel Napoli, statevi a sentire. Ma Tuanzebe ha fatto una partita vergognosa, una partita di merda, appena ha iniziato a giocare, appena ha giocato lui, anzi no appena ha giocato, perché ha giocato tutti i 120 minuti, se non sbaglio, comunque... appena esordito con la maglia del Napoli, 5 gol abbiamo preso. O mai 4, non mi ricordo se l'ho già sostituito. Comunque almeno 3-4 gol, 3 gol abbiamo pigliato a Tuanzebe, 2-3 gol. Il primo gol proprio, lo scandalo. Ma poi ho visto molti, poche chiusure, marcatura sbagliata, sbagliato tutto e di più Tuanzebe. Ramani ha giocato male, meno peggio di Tuanzebe, ma Ramani 4. Ramani troppo falloso, ha rischiato pure un rigore. Che non so se c'ero oppure no, però forse sì, diciamo. Di Lorenzo ha giocato male. Veramente ha sofferto Biraghi. Ha spinto poco, non ha fatto nulla di Lorenzo, secondo me. In fase offensiva è estremamente lento. Malquit 5,5, non ha cambiato la partita. Gulam ha giocato male questa volta. Ok, ha fatto qualche cross buono, ma in fase difensiva non si sente mai. Troppo lento. Juan Jesus non do voto, che ha preso... 2 gol, però non è che con Juan Jesus devi cambiare la partita. Questo è il chiaro segno, come il Napoli senza Koulibaly sta guaiato, perché Ramani è calato senza Koulibaly e Juan Jesus sta facendo bene, ma questo è il problema. Non dovrebbe far benissimo Juan Jesus dovrebbe far cacare perché è scarso. Se Juan Jesus fa bene, Murcionano sta cheese.
Se Juan Jesus è il migliore per rendimento nel Napoli, cioè non, qualcosa non va, non quadra. Il Napoli, quando stava sul 2-2, ha fatto un errore madornale a chiudersi in difesa. È grazie al cazzo che prendi tre gol. Non puoi giocare così contro una squadra più scarsa di te e per di più non sei il gioco del 1869. Che cazzo! Mamma mia, manca una squadra di Serie D, fai gioca così. Boh, ok, 6-9, però. Dio mio, dico in difesa. Ormai non si vince più col catenaccio. Il catenaccio si vince come agli ultimi 5 minuti lo fai. Lo metti per vincere. Ma non lo fai mentre stai pareggiando nei tempi supplementari. Si attacca! Si attacca! È ovvio che poi ti fai la strada e prendi il gol. È una stronzata che se ti chiudi non prendi il gol. Anzi, lo sai che più ti apri meno gol prendi? Cioè, non lo sai, questo fa insieme una persona, sto parlando a più persone. Lo sapete che se una squadra si apre, avanza, si alza, prende meno gol rispetto a una squadra che si abbassa e tende a chiudersi? No, comunque. Centrocampo. Questo video durerà a lungo perché ho tanto a parlare, sto parlando e caccia parla, appunto, me lo fotto proprio. Se non volete sentirlo, non dico skippate, però almeno mettete il 2 per in velocità di produzione. Centrocampo, Fabian Ruiz 3. Navattrugazza e Pedro Russo. Cioè, basta questo per. Per dare questo voto, ecco. Botka, dai, non ha giocato male. Comunque, la sua sera partita, niente di che. 5 e mezzo. Dem 5, ne ha fatto un cazzo nemmeno lui. Elmas, comunque, bene. Diciamo che Elmas è stato uno dei pochi a salvarsi, insieme a Mertens e Petagna. Cioè, davvero. Nel Napoli, gli unici tre giocatori che si sono salvati sono stati Elmas, Mertens e Petagna. E forse, Ricingo Politano nel primo tempo. Peggiori in campo Lozano, Fabian Ruiz, Meretta e Tuan Zebe. Siamo usciti dalla Coppa Italia, mamma mia, mamma mia. Prima di concludere il video, voglio lanciare questa affermazione. Ma non sarà che i giocatori del Napoli stanno giocando così? Non dico tutti, ma alcuni. Perché forse De Laurentiis sta rompendo poco cazzo dal punto di vista dei rinnovi? Non lo so, la questione è Gulam, Mertens, Fabian Ruiz, Koulibaly, anche la vicenda Insigne che per fortuna si è conclusa. C'è qualcosa che mi puzza. Tutte queste possibili cessioni, non dico mi vanno giù, però mi fanno destare terrore, ecco. Secondo me, dirò quello che succederà. E che sarà compatibile con quello che ritengo mig la miglior scelta. Ossia che Napoli dovrà farà una rivoluzione, la deve fare, la dovrà fare. Cazzo. E niente, questo finisce qua, dura 13 minuti. E tra l'altro, io ce lo so prolisso, però ho tanto da parlare. E niente, questo finisce qua e ci vediamo lunedì col Bologna. Se me la fare jam, lo dico già. Perché se me i giocatori saranno destabilizzati.